Spero che risolva. Boker to, bokerò, ragazzi. Allora, giovedì 11 Shvat. Allora, siamo alla Yom e oggi è anche una giornata importante. E oggi la Yom ci parla della routine. A proposito, non parlavamo prima. La routine della giornata dell'ebreo che inizia con una manifestazione di gratitudine verso Hashem. Dunque, come dico tante volte, no, la prima parola che pronunciamo prima ancora del Netilat Yadayim, della Tfilah, di qualsiasi cosa, Modeani, Modeani lefanecha, Melechai vekayam, Shechezarta binishmati, appunto, no? Grazie perché, grazie dal fatto stesso di essere vivi, che mi hai ridato l'anima, no? Dunque, questa cosa che si prende così tanto per scontato e che purtroppo non lo è per tante persone, lo è. Dunque, Baruch Hashem, che siamo svegliati, che siamo vivi. E si dice appunto, come dicevo, appena aperto gli occhi, prima di lavarsi le mani della Nefilà, quando abbiamo ancora l'impurità della notte attaccata, no? alle mani. E la ragione qual è? È che tutte le impurità del mondo non possono contaminare il Modeani dell'ebreo. Dunque, ognuno può mancare una cosa, un'altra, no? Nella Vodata Hashem, ma il Modeani dell'ebreo rimane integro, sempre intatto, Baruch Hashem. Ok, detto ciò, passiamo a Chumash. Allora, siamo Chamishi, siamo alla quinta chiamata. Allora, oggi ancora purtroppo, ecco, abbiamo parlato del Modianino, del senso della riconoscenza. Solo tra ieri e oggi, ieri abbiamo fatto la Sia Shir, che leggiamo tutti i giorni, 365 giorni all'anno, eccetera, però sempre le lamentele ci sono, no? Lì non c'è acqua, oggi vedremo. Altre. Allora, partiamo dal primo passo. Vayavou Elima, Vesham Shtemestre Enotmaim, Veshvim Marim, Vayachanu Sham Alamai. Dunque abbiamo i Bnei Israel che giunsero a Elim, dove trovarono 12 fonti d'acqua, 70 alberi, no? Di palmizi, come vengono chiamati. E si accamparono, pardon, verso le acque. Allora, dunque, queste 12 fonti d'acqua, predisposte, come dice Rashi, in corrispondenza delle 12 tribù di Israele. Dunque, ogni cosa, come vediamo, quello che incontriamo, è tutto Met Hashem, è tutto ben calcolato da Kadosh Baruch Hu, e ha sempre questa simbologia. E in questo caso, dunque, corrisponde alle 12 tribù. Dunque, fonti d'acqua. L'acqua è il Maim la Torah, l'acqua è rappresentata dalla Torah, come l'uomo è formato in gran parte del proprio corpo di acqua e non si può vivere senza l'acqua, così non si può vivere senza la Torah. E queste fonti d'acqua erano 12, che rappresentano le 12 tribù di Israele che nella prossima parasha accetteranno la Torah e dunque il mondo potrà vivere. Dunque acqua uguale vita. Vita, Torah uguale vita, e senza Torah non c'è vita, e dunque, e chi attua la Torah, chi attua la mitzvot, sono i Bnei Israel, i figli di Israele, ossia le 12 tribù. 70 palmizi, che anche loro hanno una simbologia che corrispondono ai 70 anziani, quelli che chiamiamo anziani, che non sono gli anziani in età, ma come abbiamo spiegato più volte, ma i saggi del popolo, quelli che appunto guidano il popolo. Francesca, ci sei oggi? Ci sei nel senso ci sei nel senso di Sì, leggere? fai leggere pure a Rachel che io ci sono dopo, cioè dopo Ok, allora Rachel. vai Rachele e dopo Francesca, vai. Nel deserto, tutta la comunità dei figli di Israele si lamentò con Mosè e Aaron perché le scorte di pane erano terminate. I figli di Israele dissero loro: se solo fossimo morti nella terra d'Egitto per mano di Hashem, quando stavamo presso la pentola di carne e mangiavamo pane a sazietà. Invece voi ci avete portato in questo deserto per far morire di fame tutta questa assemblea. Allora, fermati qua, riprendiamo il passo 1 del capitolo 15. Allora, parliamo del capitolo 15, quindicesimo giorno, ecco, vediamo che ritroviamo. Allora, dunque, da Elim
tutta la comunità arriva al deserto di Shin tra Elim e Sinai. E quale giorno era, come ci ha letto appunto Rachel, quindicesimo giorno del secondo mese. Sapete che Nissan è considerato primo mese secondo la Torah, dunque il secondo mese si riferisce a Iyar. Allora, dopo appunto l'uscita dall'Egitto. Allora, perché viene ricordato, come dice Rashi, particolarmente questo giorno, il giorno di questa tappa? Perché appunto in questo giorno erano finiti gli approvvigionamenti che avevano portato con loro dall'Egitto. E ecco perché dunque hanno bisogno della manna, perché finito l'approvvigionamento e chiedono giustamente del pane. E questo per informarci che dai residui della pasta preparata in Egitto avevano consumato 61 pasti. Dunque per dire che non è poco, e la manna cominciò a scendere il 16 di Iyar. Dunque qui siamo il 15 di Iyar, chiedono ad Hashem, cioè non siamo senza approvvigionamenti, vedi di approvvigionarci tu, e lì appunto l'indomani, il 16 di Iyar, Hashem manda la manna. Ed era il primo giorno della settimana, come poi nel trattato del Talmud della Gemara, cioè Masechet Shabbat 87b, poi viene precisato. E dunque si lamentarono appunto perché era cessato il pane, al che quattro, sempre Rachel, poi dopo sentiamo Francesca. Hashem disse a Mosè: ecco, io farò piovere per voi pane dal cielo. Ogni giorno le persone usciranno e raccoglieranno solo la quantità necessaria per quel giorno, in modo che io possa metterli alla prova e vedere se seguiranno le norme contenute nel mio insegnamento oppure no. Dunque osserveranno le relative disposizioni, e quali erano queste disposizioni, come dice Rashi, che non ne conservino per l'indomani, né escano di Shabbat per raccoglierlo. Dunque queste devono molto osservare queste disposizioni, molto chiare, molto precise e molto importanti. Ok, allora leggiamo dunque da 1 a 5, poi sentiamo Francesca. Vaisume Elim vayavou kol adat bnei Israel el midbar Sin asher ben Elim uben Sinai b'chamishasar yom lachodesh hasheni letzetam me'eretz Mitzrayim. Vaylonu kol adat bnei Israel al Moshe ve'al Aaron b'midbar vayomru alehem bnei Israel mi ten muteinu b'yad Adonai be'eretz Mitzrayim v'shifteinu al sir habasar be'ochlenu lechem lasova ki hotzetem otanu el hamidbar hazeh le'amit et kol ha'kahal hazeh bara. Vedete che anche qui, no, come abbiamo letto appunto nel Passuk 3, Ibn Israel proprio: ah, fossimo morti per mano di Hashem in Egitto, quando stavamo seduti davanti alla pentola di carne, mangiavamo pane a sazietà. Oh, erano schiavi, ma a dei livelli paurosi, con una schiavitù veramente crudele, inumana e atroce. Ma cosa si ricordano? No, si ricordano che erano che l'abbondanza di cibo. E voi cosa ci avete condotti in questo deserto per farci morire di fame quando lì avevamo di tutto di più? Mannaggia, come si direbbe, no? Cioè, Hashem che li salva, una schiavitù atroce, e li fa, provvede di tutto, li protegge dalla potenza più grande del mondo, militarmente parlando, che erano gli egiziani, con miracoli su miracoli, appena gli approvvigionamenti vengono a mancare, subito basta, le lamentele: ah, ma era meglio in Egitto, ah, ma perché ci avete portato? Dunque tutto, come dico sempre, nella vita si può dire tutto e si deve a volte anche dire, ma c'è modo e modo. Cioè questo modo, questo approccio, prima con l'acqua abbiamo visto ieri e oggi, non è un approccio, infatti ieri abbiamo visto al capitolo 15, sì, adesso siamo al 16, perdono, il 15, passo 24, che il popolo si è lamentato, cosa berremo, qui Hashem ha procurato l'acqua, come abbiamo visto ieri, e oggi di nuovo, però oggi molto pesantemente, cioè proprio, è come dire, ognuno ricorda quello che vuole ricordare. Cioè, di una tale schiavitù, come abbiamo detto e ripetuto più volte, delle più inumane e atroci della storia dell'umanità,
Cosa ricordate? Ah no, ma almeno avevamo da mangiare. E vabbè, insomma, abbastanza grave questa cosa. E verso 4, Vayomer Adonai Moshe, Hineni Manti Lachem Lechem Min Hashamayim, Viyatza Am Velaktu Varyom Veyomo Leman Anasenu Hayelech Betorati Imlo. Vai, Francesca, da 5 a 10. Di venerdì, quando prepareranno la manna da portare, raccoglieranno la stessa quantità degli altri giorni, ma quando la misureranno, si accorgeranno che sarà il doppio di quanto essi raccolgano ogni altro giorno. Mosè, insieme ad Aaron, disse a tutti i figli di Israele: in seguito alla vostra villana richiesta di carne, questa sera, con l'arrivo delle quaglie, voi capirete che non siamo stati noi, ma è stato Hashem a farvi uscire dalla terra d'Egitto. Al mattino, invece, nell'elegante modo in cui presenterà la manna, vedrete la gloria di Hashem a indicare che egli ha udito le vostre lamentele contro Hashem per la mancanza di pane e che queste le ha giudicate corrette. Ma che importanza abbiamo noi perché voi dobbiate indurre il popolo a protestare contro di noi? Fermati qua. Allora abbiamo detto nel passo 5, adesso riprendo i rashi, quando raccoglievano la manna il venerdì trovavano il pane, come ho detto, per quei giorni. E per quanto riguarda, perché nel passo prima, no, quello che abbiamo letto, passo 3, no, c'era, cosa hanno detto? In Israele, fossimo morti per mano di Hashem, quando stavamo seduti davanti al pentola di carne, mangiavamo pane e sazietà. Ci avete voi, Moshe e Aaron, condotti in questo deserto per farci morire. Ecco che arriva il Passuk 6 e dice: Moshe e Aaron dissero, questa sera saprete che è Hashem che vi ha fatto uscire dalla terra d'Egitto. Nel senso, sappiate che non siamo noi che vi conduciamo. E l'ho detto, voi cosa ci avete fatto a farci uscire dall'Egitto? No, non siamo noi non c'entriamo niente. Noi siamo solo i messi di Akadosh Baruch Hu. Ma è Hashem che vi ha condotto, perché è lui che vi procurerà le quaglie. Dunque, come vi ha condotto, è lui che ha la piena responsabilità, anche in altro senso, in questo senso, e lui vi darà. Però, non vi darà con ampia disponibilità, dice Rashi, queste quaglie, perché non gli avete chiesto una cosa essenziale. Il pane che gli avete chiesto è una vera necessità, per cui quando scenderà al mattino, che sarebbe la manna, vedrete la gloria che irradia la disponibilità di Hashem, che è anche indice del suo amore. Fatti al mattino, voi avrete il tempo necessario per prepararlo, e questo pane sarà posto come in un cofanetto protetto sopra e sotto dalla rugiada. Dunque questo è il segno che è una cosa, una richiesta legittima, e dunque anche Hashem ve lo dà in modo veramente, diciamo, bello, come questo cofanetto, no? Questo esempio del cofanetto protetto, no? Che sarebbe la rugiada. Ma questo per quanto riguarda la necessità minima. Ma, e qui continua 8, Moshe disse. Allora Moshe disse, Hashem vi darà della carne da mangiare alla sera e una quantità di pane fino a saziarvi al mattino. Hashem ha sentito le vostre recriminazioni contro le quali voi inducete anche altri a lamentarsi di lui. Ma noi che responsabilità abbiamo? Le vostre lamentele, allora, non aspetta, sono contro di noi. Allora aspetta, vediamo qua adesso cosa ci spiega Rashi. Allora, qui parliamo di questa carne da mangiare, no? C'è scritto carne da mangiare e non da saziarvi. E allora qui in realtà Rashi riporta una regola che la Torah ci insegna di comportamento, una regola di comportamento secondo la quale non si mangia carne fino a saziarsi. E perché Hashem fece scendere pane al mattino e carne alla sera? Perché avevano chiesto il pane avanzando una richiesta essenziale e necessaria, come abbiamo visto prima, in quanto una persona non può vivere senza mangiare pane. Mentre la richiesta di carne non era giustificabile, in quanto avevano molte bestie, perché uscendo dall'Egitto, vi ricordate, infatti quando anche il faraone diceva, ma con chi vuole andare, dovete andare a servire Hashem, dice, vinarenu di bisgeneno,
Zonenuf Careno, dunque usciremo con i nostri figli, con i nostri mogli, con il nostro gregge, e infatti sono usciti con tutto il loro gregge, dunque avevano più che a sufficienza, dunque avrebbero potuto benissimo sopravvivere anche poi senza carne, perché poi anche senza la carne si può vivere. Pertanto diede loro la carne a sera, quando ciò avrebbe potuto causare loro disagio. Dunque esaudì la loro richiesta, ma in modo non favorevole, perché ancora una volta, allora, prima cosa abbiamo detto che si può chiedere tutto, ma anche lì dipende, ci sono cose in realtà che non si dovrebbe chiedere, e comunque di sicuro anche quello che si chiede c'è modo e modo di chiederlo. Allora, qui abbiamo visto che e hanno chiesto una cosa superflua come la carne, e anche non nel modo giusto. E concludi 9:10. Le vostre lamentele non sono contro di noi, ma contro Hashem. Allora Mosè disse ad Aaron: di a tutta la comunità dei figli di Israele, avvicinatevi di fronte alla nuvola di gloria dove Hashem discenderà, perché egli ha udito le vostre lamentele. Quando Aaron parlò all'intera comunità dei figli di Israele ed essi si volsero verso il deserto, proprio allora la gloria di Hashem apparve nella nube. Voilà, fantastica, vediamolo sul testo. Dunque riprendiamo da 5, da Hei. Ve'aya bayom ha-shishi, ve'chinu et asher yavu, ve'aya mishne al asher etketu yom-yom. Ve'yomer Moshe ve'aron el kol bnei Israel, erev vidatem ki Adonai otzi etchem eretz Yisrael. Saprete che Hashem è quello che vi ha fatto uscire, voi che siete lamentati contro di noi. Uvoker uritem et kvod Adonai, beshom'o et runotechem al Adonai, venachma kitalinu ale. Dunque, perché noi non siamo niente nessuno, perché voi ci addossiate, ecco, questa colpa. Vayomer Moshe betet Adonai lachem ba'ere basar lechol velechem ba'boker lisboa, בשמו אדוני תמונותיכם אשר אתם מעניינים עליו, ונחנו מה, די נוובו ונחנו מה, קומים פסוק, סייטן כאוטו, חטא, ונחנו מה, לא עלינו תמונותיכם, כי על אדוני. נונקווה, נונסיית על אינדרוצו ג'וסטו פרדמנטר. ויומר משה אל אהרון, אמור אל כל הדת בישראל, קירבו לפני אדוני, כי שמע את תמונותיכם. נונקווה, לבוסטרי למנטלה, סונסטטה, אסכולטטה דאשם, ויהי כדבר אהרון אל כל הדת בישראל, ויפנו אל המדבר, והנה כבוד אדוני נראה בענן. אקוויסטו פרקונטו ריגוארדה, אילחומש די אוג'י, די חיטה. פנטסטי כרגצה. ופסיאמו אל תניא. אלורה אוג'י, סיאמו אונדיצ'י די שבט, שנה פשוטה, ופרטיאמו, ריפרדיאמו אל קפיטולו 23. Sono ricordata qualcosa. Ok. Dunque, ci siete ragazze? Sì, siamo a pagina 55 per Kavdime. Ok? Allora, cominciamo. Pardon. Dunque, alla luce di tutto quello che è stato detto precedentemente, possiamo capire meglio e spiegare, dice il Balatania, più chiaramente e completamente, la famosa affermazione dello Zohar che la Torah e HaKadosh Baruch Hu sono un'unica cosa. Nonché il commento dei Tikkunim che i 248 precetti, 248 mitzvot, sono considerati, come è spiegato nel Tikkun HaZohar, sono i 248 organi del Re. Ok? Dunque, a proposito delle mitzvot. A queste mitzvot, queste 248, costituiscono la parte più intima della volontà suprema. È il vero desiderio di Hashem e si vestono di tutti i modi superiori e inferiori e in questo modo danno vita, dunque, a tutti questi mondi, perché la vita stessa e la loro vita stessa e la loro conservazione dipendono dall'adempimento delle mitzvot da parte appunto di queste creature inferiori, come si sa. Dunque, grazie a noi, creature inferiori nel mondo più inferiore che c'è dei quattro mondi, quando noi realizziamo le mitzvot, in questo caso le 248, allora diamo vita
e ragione di essere a tutti i mondi. Ne consegue che l'adempiere alle mitzvot, dunque portarle proprio a compimento, è la veste più intima della più intima volontà suprema divina di Hashem. E questo perché è l'adempimento che induce la luce e la forza vitale, perché adempiere a una mitzvah, dunque attuarla di fatto, induce la luce e la forza vitale della volontà suprema di Hashem a vestirsi in questi modi. Perciò, ecco perché si usa la figura retorica di organi, abbiamo detto gli organi del re di Hashem. Infatti, adesso lo spiega nel dettaglio, come gli organi appunto del corpo umano sono in realtà le vesti dell'anima e sono completamente e assolutamente soggetti alla Neshama. Come dimostrato, diciamo, dal fatto che appena un uomo vuole stendere la sua mano o il piede, allora questi obbediscono al suo volere immediatamente, senza indugio, senza che ci sia bisogno di dar loro un ordine, un'istruzione e senza neanche la minima esitazione da parte loro. Dal momento che la persona, la volontà della persona è quella di muovere la mano, in automatico la mano si muove. Dunque, nel medesimo istante in cui dunque vuole muovere questo organo, l'organo si muove. Allo stesso modo, per rimanere al paragone con gli organi di Hashem, la forza vitale che si esprime nell'osservanza della Torah e delle mitzvot in questo caso, si assoggetta completamente alla volontà suprema che si veste di essa. E dunque entra in relazione, una relazione simile a quella tra come il corpo e l'anima. Dunque per questo esempio, ecco perché si dà l'esempio degli organi, anche riferendosi ad Hashem. Adesso, la veste esterna dell'anima divina dell'uomo, ciao René, vedo che ce l'hai fatta, e vai René, fantastica. Ciao René. Di te, ciao. Soprattutto il daily poi. Comunque stiamo concludendo il Tania. Allora, il Tania oggi ci parla degli organi, cioè fa il paragone delle mitzvot, dei 248 mitzvot, che sono paragonate ai 248 organi del re di Hashem. E fa l'esempio anche appunto umano, che quando uno vuole muovere un organo, in automatico questo si muove perché è la volontà della persona, dunque dell'anima. Così anche rispetto a Kadosh Baruch Hu. Dunque la veste esterna dell'anima divina dell'uomo che adempie e pratica dunque le mitzvot non è altro che la sua facoltà di agire. Dunque questa veste dell'anima dell'uomo è la facoltà di agire e si veste della forza vitale dell'adempimento delle mitzvot. In questo modo diventa ciò che il corpo e l'anima, diciamo come abbiamo detto prima, e cioè che è il corpo per l'anima nei confronti della volontà suprema, che diventa completamente soggetta, come abbiamo visto anche dall'umano. Perciò anche gli organi del corpo umano che eseguono dunque la mitzvah, dei quali si veste la facoltà di agire dell'anima divina, nel momento in cui si agisce secondo le mitzvot e li si adempie, diventano un veicolo della volontà suprema. E questo è l'esempio, per esempio, della mano che distribuisce la tzedakah ai poveri o a qualsiasi altro mitzvah, o i piedi che portano un uomo dove adempirà a una mitzvah. Così vale anche per la bocca e la lingua che proferiscono le parole di Torah, o il cervello che riflette sulle parole di Torah, o sul timore di Hashem, sulla sua grandezza, eccetera. Questo è quello che i nostri saggi intendevano dire quando affermavano che i patriarchi sono veramente il focchio. Ok, sono andata avanti, scusate. No, un attimo. Ok, fino a qua, giusto.
sono il cocchio. Infatti, tutti gli organi erano completamente santi, estranei a qualsiasi interesse profano, e per tutta la vita servivano come veicolo unicamente alla volontà suprema. Infatti, cioè, qui proprio riprende questo concetto che abbiamo visto, no? Più volte, sul fatto che i nostri patriarchi erano considerati questo cocchio come questa carrozza che non ha una volontà sua, ma che è assoggettata totalmente alla volontà del cocchiere. E così anche i nostri patriarchi, cioè qualsiasi gesto, qualsiasi pensiero, qualsiasi parola che usciva dalla loro bocca era solo e soltanto volontà di Hashem, perché tutto il loro essere, non solo spirituale ma anche fisicamente, era soggetto totalmente alla volontà divina suprema di HaKadosh Baruch. Ok, detto ciò, passiamo al Teilim, concludiamo col Teilim. Allora, oggi ne abbiamo 11 di Shevat e si va dal per 60 al 65 compreso. Voilà, bravissima. Allora, oggi abbiamo nel Teilim, Bezrat Hashem, un attimino più avanti, anche cioè nel Perek, vabbè, poi dopo lo leggiamo dentro, ma volevo mandarvi già nel capitolo 63, abbiamo la bellissima canzone di Tzama Lecha Nafshi del Rebbe, che poi, ecco, vi mando, e vabbè, ma poi la leggeremo, prima ve la mando sul gruppo e poi dopo la cantiamo insieme, così ce l'avete proprio a portata di mano. Allora, partiamo però da 60. Allora, l'amnazeh al shushan edut mihtam le David, le lamed. Ci siete, sì? Behatzotto et aram naharaim vetaram sova, vayashov yoav vayach et edom bege melech shnem asar av. Elohim zenachtan fratztan, annafta teshoveblan, hirashta eretz pezamta refa shvarea kimata, hiritam hakasha hishkitanu yaintar ela, natata leireha neslit noses mipne koshetzela, lemaan yechaltzun yedideha, hoshia yemincha va'aneni, Elohim, diber bekotcho eloza achalka shechem ve'emek sukot amadet, ligilad ולמנשה ואפרים מעוז ראשי יהודה מחוקקי, מואב סיר רחצי על אדום אשליך נעלי עליי פלשת תרועי. מי יובינן עיר מצור? מי נחן יד אדום? הלא אתה אלוהים זנחתנו ולא תצא אלוהים בציפותינו? הבה לנו עזרת מצר ושב תשועת אדם, באלוהים נעשה חיל והוא יבוס תרי. Salmo 61, allora vai Francesca in italiano, al direttore del coro, su Neginat di David. Qual è il no. Siamo al Salmo 61. Ah, 61. Ci sei, Eronè? Sì, ci sono. Ok, allora leggi tu intanto, vai. Ascolta, o Hashem, il mio grido. Ascolta, o Hashem, il mio grido e presta attenzione alla mia preghiera. Dall'estremità della terra io ti invoco, quando il mio cuore è affranto. Conducimi tu a una rupe troppo alta per me, perché io possa salirvi. Perché tu sei sempre stato il mio rifugio. Una torre fortissima davanti al nemico. Voglio abitare nella tua tenda in eterno e cercherò rifugio al riparo delle tue ali, Tela. Poiché tu, oh mio Dio, hai ascoltato le mie voci e hai promesso l'eredità a coloro che temono il tuo nome, ti prego, aggiungi altri giorni ai giorni che hai destinato al re e siano i suoi anni numerosi come quelli di molte generazioni. Possa egli sedere sempre davanti all'Eterno, fai in modo che giustizia e bontà possano preservarlo. Allora loderò il tuo nome per sempre, per adempiere le mie voci giorno per giorno. Amen.
Leggiamo noi in ebraico, Samechal. L'amnazeh al neginat le David. Shim'a Elohim rinati, hakshiva tfilati. Mikzeare tzelecha ekra ba'atof libi betzur yaru mimeni tancheni. Che haita machse li migdal oz mitne oyev. Agura be'aholecha olamim, echese beseter nafecha sela. Che atta Elohim shamata lindarai natata yerushat ireshmech. Yamim al yemei melech tosif shnot afmod dor vador. Yeshev olam lifnei Elohim chesed ve'emet maninzeru. Ken azamra shimcha la'ad leshalmi nedarai yom yom. Allora, se, Rachel, puoi leggere 62? Ken. Allora, al direttore del coro su Yedutum, Salmo di David. L'anima mia in silenzio, l'anima mia aspetta in silenzio solo Hashem, da lui viene la mia salvezza. Lui solo è la mia rocca e la mia salvezza, o mia difesa. Con te non vacillerò per molto tempo. Fino a quando complotterete con l'inganno contro un uomo? Che voi siate distrutti come un muro cadente o un recinto che sta per crollare. Essi hanno complottato per farlo cadere, solo perché lui si trovava in una posizione elevata. Si compiacciono dall'inganno. Con la bocca ognuno dice una benedizione, ma invariabilmente poi maledice. Sela. Anima mia, attendi solo Hashem in silenzio, poiché da lui viene la mia speranza. Lui solo è la mia rocca, è la mia salvezza, la mia difesa. Con te non vacillerò. In Hashem è la mia salvezza, è la mia gloria, la rocca della mia forza, il mio rifugio in Hashem. Confida in lui in ogni momento, o mio popolo. Aprite a lui il vostro cuore. Hashem è il nostro rifugio, Sela. Niente altro che vanità sono gli uomini comuni e le promesse dei nobili sono solo menzogna. Se dovessero essere messi su una bilancia, tutti insieme peserebbero come la vanità. Non fidatevi dell'oppressione e non ponete la vostra vana speranza nel furto. Se la ricchezza fiorisce, non fateci caso. Una volta Hashem ha parlato e due concetti ha udito. A Dio appartiene la potenza. Tua, o Hashem, è la misericordia, poiché tu ricompensi ogni uomo secondo le sue azioni. Fantastica. Allora, leggiamolo in ebraico. L'amnazeh al yedutun mizmor le David. Ach el Elohim dumia nafshi, mimenu yeshuati, achutzuri vishuati mizgabi lo emot rabba. Ad anna תהותתו על איש, תרוצחו כולכם כקיר נטוי גדר הדחויה. אך משאתו יעצו להדיח, ירצו חזב בפיו, יברכו, ובקרבם יקללו סלע. אך לאלוהים דומי נפשי, כי ממנו תקוותי, אך הוא צורי וישועתי, משגבי לו אמור. על אלוהים אישי וכבודי צור עוזי מחסי באלוהים. ביטחו בו בכל עת, אמשפחו לפניו לבבכם, אלוהים מחסה לנו סלע. אך הבל בני אדם, כזב בני איש במוזניים לעלות המה מהבל יחד. אל תפתחו בעושק ובגזל, אל תאבה לו חי, כי ינוב אל תשיטו לב. אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי, כי עוז לאלוהים, ולך אדוני חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשה. סלמו דידה, ססנטטרה, קומפוסטו ונדוסיטרו ונדסטרטו דרה ג'ודיה, או השם. Tu sei mio Dio e io sempre ti cerco. La mia anima sete di te e il mio corpo ti brama in questa terra assetata, secca e arida. Così come ti ho visto nel santuario, il mio desiderio contemplare la tua potenza e la tua gloria, poiché la tua misericordia è migliore della vita stessa. Le mie labbra ti loderanno, così io ti benedirò tutta la mia vita. Nel tuo nome, io innalzerò le mie mani. È come se la mia persona fosse saziata di grasso e di abbondanza quando con gioioso linguaggio la mia bocca pronuncerà le tue lodi. Quando ti ricordo, stando al mio giaciglio,
nelle veglie notturne penso a te, perché tu sei stato il mio aiuto e io posso cantare gioiosamente all'ombra delle tue ali. La mia anima è attaccata a te e la tua mano destra mi sostiene, ma coloro che cercano la mia anima per distruggerla scendano nelle profondità della terra. Il loro sangue verrà versato con la spada, saranno pasto per gli sciacalli. Ma il re gioirà in Hashem e sarà glorificato chi crede e giura in Hashem, poiché sarà chiusa la bocca dei bugiardi. Allora, adesso vediamo. Allora, vi fermo poi no, un attimo, sono andata, ecco, 63, pardon. Ok. Mismor le David, beyottobe mitbar yuta. Elohim, Eliata ashachareza. Sam alecha nafshi, kam alecha besari. Be'eret siya ve'ayef, blima. Ken bakodesh chaziticha, lir'ot uscha ufodecha. E qui prendete tutte le vi ho mandato nel gruppo il video del Rebbe. Voilà, abbiamo cantato insieme a Rebbe, che ieri Yuchvat è stato nominato Rebbe 73 anni fa. Allora, continuiamo, passo 4, anche se è difficile ripiombare, no, dopo tutta questa santità. Allora, Kitov, comunque ripiombiamo nella Kedushah del Teilim, però la canzone, la musica, abbiamo qui una tra noi un insegnante di musica, no? Prende l'anima, no? Tocca veramente le parti più profonde dell'anima, soprattutto un canto detto da il Tzadik Ador con così tanta Kedushah. 4. Ki tov chasdecha mechaim sfatai yeshabchuncha, ken avarechecha bechayai veshimcha yesachapai, kmo chelev badeshin vispanafshi, vesifter eranot yehalel. In schartich al yetzuai veashmurot egebach, ki haita ezrata li uvzel knafecha aranem, davka nafshi acharecha, pitamcha yeminecha, vehema leshoa yevakshu nafshi yavu bitachtiot haaretz, yagiru al yedecha revunat shualim yu, והמלך ישמח באלוהים, יתהלל כל הנשבע בו, כי ייסחר בפי דוברי שקר. Allora, abbiamo ancora due prachim per oggi. Al direttore del coro, Salmo di David. Ascolta, o Hashem, la mia voce nella mia preghiera. Ecco, qui siamo al Tempio, come vedete, dunque proprio siamo in tema. Preserva la mia vita dalla paura del nemico.
campo, nascondimi dalle macchinazioni dei malvagi, dal tumulto di coloro che fanno il male, che hanno aguzzato la loro lingua come una spada e hanno scoccato come frecce le loro parole amare, per colpire in segreto un innocente. All'improvviso, senza timore, gli lanciano i loro strali, si incoraggiano a vicenda nelle loro azioni malvagie, si accordano tra loro per tendere agguati dicendo: oh, chi potrebbe vederci? Vanno in cerca di pretesti, hanno compiuto un'accurata indagine sull'uomo, sulla profondità del suo cuore. Ma Hashem li colpirà, una freccia improvvisa li ferirà. Sarà la loro stessa lingua che li avrà fatti inciampare. Chiunque li vedrà rabbrividirà. Allora tutti gli uomini saranno colti da timore, racconteranno l'opera divina e comprenderanno le sue azioni. Il giusto gioirà in Hashem e troverà rifugio in lui. Avranno gloria tutti coloro che sono retti di cuore. E tutte insieme la Mlazza Mismor le David. Shma Elohim Koli Besichi, mi pachad oyev tzor chayai, tastireni mi sod mereim merikshat poale ave, asher shanenu chacherem leshonam darcham darchu chitzam davar ma. Lirot bamistarim tam titom yoru velo irau, yechazku lamo davar ra yisapru litmon mokshim אמרו, מיר אל עמו, יחפשו עולות, תמנו חפש מחופש, וקרב איש בלב עמו. ויורם אלוהים חץ פתאום היו מכותם, ויחשילו על עמו לשונם, התנודדו קורבם, ויראו כל אדם, ויגידו בו על אלוהים ומעשהו השכילו, ישמח צדיק באדוני, וחסבו, והתעללו כל ישרי לב. פרנצ'סקה? Allora, oggi l'ultimo è 65, l'ultimo di oggi, perché abbiamo fatto da 60 a 65 incluso. Sentiamo Francesca in italiano e concludo in ebraico. Vai, al direttore del coro. Un salmo, un canto di David. A te è lode il silenzio, o Dio in Sion, e a te si deve adempiere ogni voto. Tu che ascolti ogni preghiera, a te verranno tutte le tue creature. Le azioni peccaminose sono più forti di me, ma tu perdonerai le nostre colpe. Beato colui che tu hai scelto e avvicini a te perché possa abitare nelle tue dimore. Potessimo anche noi saziarci della bontà della tua casa, nella parte più santa del tuo tempio. Tu ci ascolterai e compirai azioni straordinarie per noi, esaudendoci con giustizia. O Signore della nostra salvezza, speranza per tutti coloro che abitano ai più lontani confini della terra e sui mari più distanti. Tu sei colui che ha eretto le montagne con la sua forza ed è cinto di potenza, colui che placa il fragore dei mari, il fragore delle loro onde e il tumulto delle nazioni. Gli abitanti delle terre più lontane temono i tuoi prodigi. Tu fai cantare di gioia gli abitanti quando escono al mattino e alla sera. Tu fai attenzione. Fermati qua, faccio da 1 a 10 poi l'ultima parte. La Mnatzeach Mizmor le David Shir. Lecha Dumiyah Teila Elohim Betzion Urcha Yeshulam Nego. Shomea Tefila Adecha Kol Basar Yavu. Questo lo diciamo nel mio mentore in questo passo più volte. Divrei Avonot Gavru Menit Sha'enu Atatecha Prem. אשרי תבחר וקרב ישכון חצריך, נסבעה בטוב ביתך, קדושך עליך. נוראות בצדק תעננו, אלוהי ישענו, מבטח כל קצווי ארץ וים רחוקים, בכנהרים בכוחו, נעזר בגבורה, משביח שעון ימים, שעון גליהם והמון לאומים. ויראו יושבי קצוות מאותותיך, מוצאי בוקר וערב תרנים. Tu la arricchisci abbondantemente con i tuoi divini, con il tuo divino rivo pieno d'acqua. Tu prepari agli uomini il loro grano, perché così hai preparato la terra. Tu abbondantemente irrighi i suoi solchi, appiani le sue zolle con rovesci di pioggia. Tu la ammorbidisci e così benedirai la sua fioritura.
Tu incoroni l'inno con la tua bontà e i tuoi sentieri celesti stillano pioggia fecondatrice. Le nubi goccioleranno sui deserti, i pascoli e le colline si cingeranno di gioia, i prati si rivestiranno di greggi e le valli si ammanteranno di viade, grideranno di gioia e perfino canteranno. Bellissima descrizione. Pacata arez vatshokekea rabbata ashrena peleg Elohim malemai tafin deganam kifentech hapnea telamea ravenachet dudea birbivim temogegena tzimchat evarech itar tashnat tovatecha umagalecha irafun dashen irafun eot midbar gilvaot tachgorna lavshu harim atzon vamakim yatfuvar itroau afyashit. E concludiamo sempre con il Perg del Rebbe della Rabbanit 121-122. Scutta Rabbi Melech HaMashiach Yagen Alai Val Kol Ohavai Val Kol Mishe Beshem Yisrael Yechme Val Kol Ohavei Vetomchei Yisrael Shir Lamalo Tesai Nai Ele Arim Me Ayin Yavo Ezri Ezri Meim Adonai Ose Shamayim Vaaretz Ali Ten Lamot Raglecha Ali Anum Shomrecha Innelo Yanum Velo Ishan, Shomer Israel, Adonai Shomrecha, Adonai Tzilleka, Yad Yemineka, Yomama Shemesh Lo Yakeka, Veyareak Balaila, Adonai Shmorka Mikorra, Ishmoret Nafsheka, Adonai Shmorzeteka Uvoeka, Meata Vead Olam. Fantastica, Schuta Rabanita Zitkanita, Genalai, Valkol Avai, Valkol Mishe Beshem Israel, Ne, Valkol Ohave Vetomche Israel. שיר המעלות לדוד שמחתי ואומרים לי בית אדוני נלך עומדות היו רגלינו משעריך ירושלים ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדה ששם עלו שבטים שבטיה עדות לישראל להודות לשם אדוני כי שם ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דוד שאלו שלום ירושלים ישליו אוהבייך יהי שלום בחילך שלווה בארמנותייך למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך למען בית אדוני אלוהינו אבקשה. La lezione è dedicata questo mese di Neder, tutti i giorni, come abbiamo fatto dall'inizio, a Lui Nishmat Reuven ben Zipporah Vedavid, che Nishmatot Tzurura Bitzror Chaim Yezefo Baruch, Elir Fosh Lema Mushlem Ediachim Ben Dorotea, Eliezer Ben Simcha, Shneo Zalman Ben Sara, Mitov Kol Chole Amcha Israel, Amen Keni Ratzon. Detto ciò, vi auguro una meravigliosa giornata, buoni preparativi per Shabbat. Ciao.